Ciao a tutti, oggi andiamo a recensire un prodotto venduto e spedito da Amazon, nella fattispecie andremo a recensire la JBL Go. Vediamo subito le caratteristiche di questo prodotto insieme. Vediamo subito il contenuto all'interno della confezione. Innanzitutto la cura con cui è stato confezionato il prodotto. Allora, innanzitutto vediamo immediatamente la cassa della JBL. Vedete? È la confezione all'interno della quale troviamo subito il cavetto USB, i certificati di garanzia e poi il manualino per l'utilizzo rapido del prodotto. Dimensioni della cassa 82,7 mm x 63,2 mm x 30,3 mm. Immediatamente notiamo nella superficie superiore dello speaker il tasto di accensione, il tasto per la ricerca di accoppiamento dei dispositivi Bluetooth, riduzione del volume, aumento del volume e tasto di apertura e chiusura chiamata che funziona anche per interrompere o avviare un brano in riproduzione. Sulla superficie laterale vediamo immediatamente invece un ingresso per una sorgente esterna da 3,5 mm. Un ingresso per il cavetto e ricaricare chiaramente lo speaker con una batteria interna non removibile a ioni di litio da 600 mAh. Il produttore garantisce all'incirca 5 ore di utilizzo dello speaker. Invece vediamo sempre sulla parte laterale, mentre al di sotto dell'ingresso della micro USB, il microfono, perché lo speaker ci dà la possibilità di comunicare con il nostro interlocutore qualora si faccia la sincronizzazione della cassa con il cellulare, ci dà la possibilità per l'appunto di parlare, ecco, di conversare con il nostro interlocutore. Vediamo come sia interamente ricoperta di gomma, il che ci dà anche una bellissima sensazione al tatto. Possiamo apprezzare, oltre che il lato estetico, anche la qualità audio di questa cassa da 3 watt, che sicuramente è molto potente rispetto a ciò che potremmo aspettarci da un prodotto che ha le dimensioni presso poco di un pacchetto di sigarette. Andremo a sincronizzare la cassa una volta acceso il dispositivo che emetterà un LED blu di accensione. Ecco. Adesso andremo ad attivare il Bluetooth del nostro smartphone. Una volta sincronizzato il dispositivo con lo speaker, andremo ad ascoltare un brano musicale. Ecco, io in questo momento ho appena acceso il Bluetooth. Procedo con la ricerca dei dispositivi. E il dispositivo si è connesso al JBL. Procediamo con l'ascolto di un brano. Eccolo. Facciamo partire il brano. Thank you.
come avete potuto ascoltare, il suono è molto molto forte. Quindi nonostante la casa apparentemente abbia delle dimensioni molto contenute, in realtà ciò gioca semplicemente a vantaggio dell'utente che decide di acquistare questo speaker, perché chiaramente è facilmente portatile, ma allo stesso tempo riesce a generare un volume audio molto presente. I bassi sono molto anch'essi presenti, non so se potete apprezzarlo attraverso la registrazione audio, e i suoni sono sicuramente non impastati, neppure al massimo del volume il suono tende a distorcersi, il che è sicuramente sinonimo di grande qualità audio. Certo, non potremo andare a fare sicuramente dei paragoni con speaker di fasce sicuramente molto più alte, però per il prezzo a cui è stato acquistato, ovvero 24,90€, posso garantirvi che sicuramente sarà una spesa che non rimpiangerete, perché comunque è una cassa dalle qualità molto 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 importanti, e quindi direi assolutamente che tra la categoria dei prodotti che possiamo andare a trovare in vendita sul marketplace di Amazon, sicuramente per la cifra che andreste ad investire con questo prodotto, la qualità è certamente garantita. Cosa dire, un prodotto sicuramente notevole che ho apprezzato tantissimo, soprattutto per la qualità. Non mi aspettavo sinceramente che da qualcosa di così piccolo potesse uscire un suono così pulito, allo stesso tempo così presente, così importante. Devo dire che sono rimasto in questo senso piacevolmente sorpreso, ed è per questo stesso motivo che vi suggerisco assolutamente di acquistare questo prodotto, nel qual caso foste ancora indecisi o vi steste chiedendo se è il caso di valutare altri prodotti. Sono certamente convinto che se optaste per questo prodotto assolutamente non vi pentireste dell'acquisto fatto. Per oggi è tutto, la recensione finisce qui, spero che vi sia stata d'aiuto. Nel qual caso vi invito a lasciare un vostro feedback positivo qui sotto alla recensione. Sicuramente ci rivedremo in altre recensioni. Per oggi è tutto, ciao!